Lascio la parola a Dados De Luca, coordinatore del Forum Ambiente del PD Roma. Ciao, grazie, complimenti per questa iniziativa. Ma io vorrei, c'è anche Ilaria qui, noi dovremmo fare in modo che questo problema non sia solo avvertito come problema di Villa Ostia. Cioè, questo deve essere un problema che noi, Ilaria, dobbiamo portare anche ai romani, fare anche, per dire, ora dico, qualche banchetto a Roma, perché questo è il mare, senza togliere il diritto di... Ma non, l'estraneità al mare di Ostia da parte dei romani è proprio per questo degrado, specialmente nel periodo invernale in cui, non essendoci la grande ressa, eccetera, ma quanti romani magari potendo invece non ci vengono perché vengono qua di nuovo, vanno magari a Fregene, vanno dove è possibile stare, sul mare, viverlo. Quindi questo punto politico, secondo me, dovremmo fare in modo che questa deve essere una battaglia di tutti i romani, che sono 3 milioni i romani, a Ostia dei 400-300 mila, quindi la massa, e deve diventare una battaglia, e romani dobbiamo farlo così. L'altra cosa è anche Roma Capitale, cioè è vero, noi parliamo qua al municipio, eccetera, ma questo deve diventare un problema del sindaco di Roma, della sindaca, cioè deve metterci il peso della forza di chi ha la maggiore responsabilità e deve dare sostegno, deve dare impegno affinché si possano percorrere queste tappe. Cioè, non vorrei che anche qui con alcuni impegni poi si cambia bandiera, ma spero che su questo sia confermato l'impegno anche loro, e allora però ce lo devono far vedere, cioè la sindaca di Roma deve intervenire, così come Marino, insomma, eccetera, anche si espose, ha dato il via, ha dato la copertura politica a tutto quello che si faceva. Quindi su questa battaglia deve essere dei romani e del sindaco di Roma. Io qualche anno fa feci venire ad una conferenza stampa l'assessore al turismo di Rimini, e la cosa mi disse: guarda De Luca, che se noi a Rimini mettessimo un muro anche più basso, i riminesi ci prenderebbero coi forconi, perché chi abita a Rimini, quelle spiagge, vive il mare come la sua realtà, per cui la mattina, la sera, il giorno va a mare, e l'economia di questo mare di Rimini, oltre, vabbè, anche alle cose negative che sono state fatte di massa, però è che sulla spiaggia si fanno tutte le cose, le feste dei bambini, si organizzano cose, quindi la spiaggia è un terreno, diciamo, di tutti i cittadini. Dice, quasi se qualcuno si mettesse in testa di chiudere, di fare, eccetera. Quindi questa cultura a Ostia purtroppo non ce l'abbiamo. Io devo dire che se oggi siamo in queste condizioni non possiamo far finta che è colpa di Pisa. È responsabilità di tutti quelli che hanno governato negli anni passati, mettiamoci anche il nostro partito, no? Non c'è stata la sensibilità, non c'è stato l'interesse, i meccanismi di consenso. Ma voi pensate che a Ostia quel sindaco, quel partito che riuscisse a restituire, no, demolire tutto, si tratta di vedere cosa, eccetera, però restituire la vivibilità della spiaggia, l'accesso alla spiaggia, avrebbe meno consenso di chi cerca di farsi amici quelli degli stabilimenti. Io credo che sarebbe un fatto storico per Ostia e per i romani, insisto, che verrebbero più volentieri magari il sabato o la domenica andare in qualche ristorante vicino, per poi chi ha, per esempio, io un cane, molti ce l'avranno, il mio cane è felice di farsi la passeggiata al mare, come ci lo porto qui a Ostia? Non ce lo potrei portare materialmente. A me mi hanno detto di scene di pullman turistico, ragazzi sono fermati per caso, non so perché, magari andavano a Roma, hanno trovato ospitali da qua, e che si arrampicavano su web e scavalcare, dice, da dove si va a fare? Era d'inverno, naturalmente tutto chiuso. Quindi questa inciviltà e questa barbarie deve essere. Io voglio, dico Agostino, qui a Ostia si voterà, poi si voterà, eccetera, ma questa deve diventare una prima.
priorità per il nostro partito e dobbiamo fare in modo che noi abbiamo un problema un po' tutti, perché la gente non crede più. Se tu ti metti lì, io voglio, dici, hai governato tanto, non l'hai fatto. Quindi dobbiamo però fare anche degli atti concreti per ripristinare la fiducia dei cittadini, se no non ci credono, dice, vabbè, mo si va a votare, tutti vogliono abbattere il lungo muro, ce lo stato a dire da non so da quanti anni. E quindi è necessario, ecco, che noi abbiamo più forza, più responsabilità, chi ha più forza ha più responsabilità, non so, dei Verdi o di altri, che, e quindi noi ce la dobbiamo spendere. Ora, se ci sarà una fase congressuale, eccetera, dovremo fare atti e impegni affinché questo sia un impegno del partito. Io ti voglio dire, questo è anche un tema nazionale, noi abbiamo 8.000 km di costa in Italia. E devo dire che chi è che ha girato un po' lungo la costa, ci sono anche verso il sud delle cose drammatiche che abbiamo fatto in molti paesi, non voglio dire dove e come, perché un po' tutti sono colpevoli. E quindi, ed è stato tentativo di suicidio e distruzione dei nostri beni più importanti, più belli. E poi qualcuno, mi pare Isabella, diceva della bellezza. Io credo che la bellezza, fra l'altro, anche chi ha di meno, chi è meno ricco, chi ha meno, per lui la bellezza diventa una cosa ancora più importante. Per cui, perché chi è ricco, io dico, ostia fa schifo, se ne va in giro per il mondo, alla fine se ne frega. Ma chi invece vive qua, chi non ha grandi mezzi per poter fare cose, godere dei beni che la Costituzione definisce beni indivisibili, che non si possono spartire, perché sono di tutti, è una cosa anche che ha un grande valore sociale, perché rende più vivibile e piacevole la vita di chi ha di meno degli altri. Ho apprezzato molto le norme elementari del welfare che ci hai raccontato prima, perché tutti dicono, finalmente adesso con le macchine vogliono tutti la spiaggia rasa, pulita, eccetera. Però dobbiamo invertire anche questa cosa. A me piacerebbe invece la spiaggia con le dovute, le cose, eccetera. Quindi la bellezza è una cosa da ridare anche a Ostia. Io ricordo, concludo su questo, che oramai molti anni fa, che non sono giovanissimo, si doveva illuminare Ostia, no? Fare la nona illuminazione, e Acea si presentò un progetto con tutti i lampioni super, quelli diciamo che stanno negli aeroporti, addirittura dice alti con tante luci così illuminiamo tutto. Io riuscivo, una battaglia un po' difficile però, a dire no, scusate, ci non stavamo mica a Fiumicino, all'aeroporto. Qui ci sono, specialmente nella parte storica, tutti quelli di Liberty, c'è una parte che va curata. E riuscì a far mettere quei pastorali che ci sono, purtroppo solo perché poi diceva c'era più soldi, e si scelse di metterli nella parte più Liberty, che poi alla fine ci stava anche meglio, per dire come l'arredo urbano di questa città, però l'operazione di arredo urbano più importante per Ostia è quella di abbattere e farci rivedere il mare, che è l'arredo più bello per una città di mare, ma qual è la cosa più bella da far vedere? Sarà il mare, perché le altre cose. Allora, io mi auguro, dicendo anche che poi magari faremo anche insieme questa cosa sul fiume, perché il Tevere e il litorale sono un sistema, diciamo, ecologico, funzionale l'uno all'altro, anche perché risanamento del Tevere, non parliamo oggi della qualità del mare, anche quello è, ma è possibile che a Fregene e altri posti sono ancora i cartelli di divieto di balneazione della capitale, noi abbiamo il 51% di Acea, che è quella deputata a depurare, perché migliorando la qualità del Tevere, vediamo anche il pernacchio del Tevere, va a destra, a sinistra, a seconda le maree, eccetera. Quindi, per fare questo, allora io, rifacendo i miei complimenti, voglio ricordare una cosa, che io anche lì, diversi anni fa, come assessore all'ambiente della provincia, feci la prima collaborazione con una cooperativa che si interessava dei detenuti, e mi ricordo che la Polizia delle Spiagge Libere allora fece con i detenuti, fece una notizia a tutti i giornali, perché erano, voglio dire, ora anche su queste attività che fanno le cooperative, diciamo, non facciamo, buttiamo l'acqua, cioè
ci sono le cooperative per bene che danno opportunità di lavorare a persone che altrimenti non lavorerebbero perché nessuno li fa lavorare. Quindi salviamo il mondo, compreso quella, perché se i capi hanno fatto quello che hanno fatto, però ecco, e quindi molte di queste spiagge libere in modo corretto possono tornare a essere custodite. E concludo con questo auspicio comune: non diventiamo, come si è definito Sabella, dei perdenti di successo. Io vorrei essere un vincente insieme a tutti voi. Grazie ad Atos. C'era Francesca che voleva dire, restiamo nella brevità assoluta perché dobbiamo chiudere. La dico da qua perché ci tengo a dirla come militante del Forum Mare e non come Regione Lazio, per rispondere alla sollecitazione di Atos. Io penso che c'è una cosa che subito può fare il nostro partito, sia come Forum sia come opposizione in Campidoglio, che è uno dei motivi per cui il mare di Roma non è il mare di Roma ma il mare di Ostia. Nel 2009 Alemanno fece una delibera che demandò al municipio di Ostia il dare le concessioni. In tutto il resto d'Italia questa è una prerogativa dei comuni, non dei municipi. Allora, dato che non si è mai visto che le concessioni, la tutela dei fori imperiali la fa il primo municipio e non la fa il Comune di Roma, allo stesso modo io penso che questa è una battaglia che noi avevamo iniziato a fare quando eravamo al Comune, non abbiamo fatto in tempo, ma è una cosa fondamentale sul quale sfidare anche il governo 5 Stelle, perché se il mare è di Roma, le concessioni per il mare di Roma le deve dare il Comune di Roma.